Quando vuoi, vai. Allora, siamo veramente arrabbiati, siamo veramente dispiaciuti del fatto che l'azienda abbia utilizzato degli strumenti di pressione chiamando le persone singolarmente, alcune persone di cui loro conoscono le debolezze, per costringerle comunque per fare in modo di non far fare sciopero, adducendo le ragioni più assurde, tipo che non serve, che c'è già un accordo, che non è vero, e teniamo questi strumenti e questi mezzi veramente di bassa, diciamo, bassa moralità. Non crediamo, cioè, noi da 25 anni che siamo qua dentro, 25 anni abbiamo sempre avuto delle buone relazioni sindacali, e viene difficile capire adesso perché questo atteggiamento così duro, così rigido, così arrogante nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno dato tutto, perché abbiamo dato sempre la nostra disponibilità, abbiamo sempre cercato di trovare una soluzione, dare stranca al confronto. In questo momento invece questa cosa qua è diventata un po' più difficile, però io penso che con lo sciopero di oggi, che nonostante le minacce è riuscito, come ripeto, essendo un'avvertenza a livello nazionale, è riuscito, e noi siamo riusciti a ottenere la apertura del tavolo e auspichiamo che questo possa essere un buon viatico e possa essere d'aiuto affinché la trattativa proceda nella giusta direzione e si arrivi un'intesa che tuteli tutti i lavoratori e le lavoratrici, non lasci nessuno fuori, e faccia in modo che tutti i nostri colleghi che hanno aderito alla comunità volontaria possano uscire, e dando la possibilità a quelli che rimangono di avere un accordo che dia delle garanzie sull'occupazione e sull'organizzazione del lavoro.